Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con me. E non andiamo via, ma nascondiamo dal dolore. Questo... Questo evento, diciamo, nasce quando viene ipotizzato che il Sant'Anna rimanga fuori dal costruendo Parco della Salute dal momento che fuori chiede di rimanere il Regina Margherita. La questione è che il Regina Margherita è un ospedale generale con tutte le specialità e quindi anche se rimane al di fuori del Parco della Salute ha una sua, un suo perché e riesce a dare un'assistenza ottima. Purtroppo il Sant'Anna è un ospedale con soltanto reparti di ostetrice e ginecologia, con qualche supporto come una terapia intensiva per le mamme, un servizio di medicina interna. Quindi essere trattate in un ospedale isolato che non ha nessuna specialità altra come le diverse specialità mediche, chirurgiche, radiologiche che sono indispensabili oggi a trattare in modo multidisciplinare tutte le patologie, quindi dovrebbe essere anche quelle delle donne, io trovo che sia veramente pericoloso ed è una, in qualche modo, a mio avviso, un'offesa per le donne, perché vuol dire che non si ritiene che le donne siano degne di avere un'assistenza adeguata a quelle che sono le richieste in questo momento. Vi teniamo d'occhio, vuol dire alla Giunta che non siamo un movimento né strumentalizzato né inutile, ma un movimento che è consapevole, è trasversale, consapevole e non estemporaneo.